Ciao a tutti ragazzi, sono MartyVJ ed oggi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi vi voglio spiegare il finale di Little Nightmares 2. Questo gioco è bellissimo, porca miseria. E quindi ragazzi, subito, senza perdere tempo, iniziamo subito. Let's go. Partiamo con Six, ritornata normale nella torre di segnalazione. Dopo che Mona ha distrutto il Carrion, ha portato Six alle sue dimensioni naturali, ma rivelando intorno a loro la vera natura dell'alieno che aveva preso il controllo della città pallida. Un immenso ammasso di organi e di occhi si cibava dell'energia e della carne degli abitanti della città pallida tramite l'inganno della trasmissione televisiva. Ormai la torre stava collassando e Mono e Six scapparono inseguiti da quello schifo di ciccia che tentava di assorbirli. Mono e Six corsero nel portale di uscita che collegava con un'alta televisione, ma per arrivarci dovevano attraversare un sottile ponte di pietra. Six fu più veloce e anticipò Mono mentre la abominevole creatura recuperava terreno. Il ponte si spezzò e Mono saltò cercando di aggrapparsi alla mano di Six. Six guardò per bene la faccia di Mono per qualche secondo e Six decise di far cadere Mono. Qualcosa nel volto di Mono l'aveva spaventata. Mono cadde nel vuoto per diverse decine di metri, finendo inghiottito nell'oscurità. Dopodiché Six uscì da sola dalla torre e si ritrovò in un appartamento della città. Six si sentiva un po' in colpa per ciò che aveva fatto, ma sapeva essere la cosa giusta. Mentre rifletteva sulle sue azioni, la sua ombra malvagia, che l'aveva accompagnata per tutto il viaggio, ma grazie alla trasformazione subita, usciva fuori e prendeva il controllo di Six. L'ombra la portò ad avere un'insaziabile fame di potere che non poteva far passare mangiando del semplice cibo. L'ombra la indusse a dirigersi nel resort più famoso, conosciuto con il nome Le Fauci, in cui lì avrebbe trovato una persona molto potente che avrebbe saziato la sua sete di potere e che lavorava anch'essa per l'alieno della torre, assorbendo le energie di cittadini più ricchi che stavano meno davanti ai televisori, offrendo loro invitati banchetti pieni di cibo buonissimo. Ma proprio buono, ma buon succoso. Adesso ho fame. Vabbè, dicevo. Dopo si scoprì che Mono non era morto come Six credeva. Era solo finito sopra quell'ammasso di ciccia che aveva attutito la caduta. Mono continuava a correre avvolto dall'oscurità e da un odore nauseante, finché non trovò una sedia dove Mono si sedette a riflettere triste per essere stato tradito, abbandonato da quella che credeva essere sua amica. Non avrebbe mai dimenticato il suo sguardo spaventato che lo fissava. Il blob si avvicinò lentamente a lui, ma la sua rabbia, la sua frustrazione lo portarono a ingigantire il potere dello smilzo, assorbito quando Mono ha ucciso lo smilzo. Con quel potere, Mono ha trasformato la realtà intorno e camuffando quella creatura in un edificio tale quale alla torre di segnalazione. Ora Mono era solo e in quella dimensione a parte in cui non poteva più uscire. Crebbe consumando l'energia vitale delle persone che guardavano le televisioni e tenendo sotto controllo la creatura aliena. In uno strano loop temporale, lui stesso era diventato lo smilzo. Ebbe molto tempo per elaborare un piano di vendetta e siccome poteva teletrasportarsi dalle trasmissioni televisive, decide di tornare indietro nel tempo con la coscienza e attirare il se stesso bambino, che un giorno, entrando dentro una televisione, avrebbe liberato anche il suo corpo, così da imprigionare Six nella torre, come fece lei con lui. Nel gioco vediamo che lo smilzo ha imprigionato Six nella torre e l'ha trasformata in un mostro. Dopo lo smilzo ritorna per fermare Mono perché non doveva liberare Six, se no Six l'avrebbe lasciato andare di nuovo. Però lo smilzo viene ucciso ancora da lui bambino e Mono verrà imprigionato ancora nella torre e ritrasformandosi in smilzo. Aggiungo, la signora, la maestra e il dottore sono complici dell'occhio.
Quando la televisione ci attirava nel corridoio, era lo smilzo che attirava Mono. Quando noi torniamo nella realtà, e non più nel corridoio, era Six che ci stava staccando la mano dalla TV. Ma prima di questo circolo si ripeta, torniamo alla Six del presente, che non sapendo dove raggiungere la nave resort, decide di andare in una zona più trafficata, cercando di raggiungere il mare. Ma un uomo alto con il volto deformato, come i cittadini della città pallida, la catturò e la chiuse dentro la sua valigia. Fortuna vuole che lui stesse lavorando per la signora delle Fauci, andando in giro a raccimulare carne fresca di bambini. Così introdusse la bambina dentro le Fauci, non sapendo ciò di cosa avrebbe comportato.